ma la terra, già bagnata da tanto sangue, scavata dalle bombe e sconvolta dai cingoli dei mezzi corazzati, si è ripopolata di case. Dal monte a cui Cassino è nella costa, ancora una volta è venuta con l'esempio l'esortazione al ora et labora. Una nave è entrata all'alba nel bacino di San Marco. Un uomo dall'alto del ponte rivede dopo anni la sua patria. L'ha lasciata all'indomani della guerra, tra gravi desolazioni, gente senza tetto, uomini senza lavoro, distruzioni dappertutto. Scende a terra, attraversa i moli una volta familiari, navi caricano, scaricano, ovunque ferve il lavoro. Possiamo rallegrarci perché in fondo qualcosa abbiamo saputo fare. In Italia nel 1948, a soli 3 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la ricostruzione poteva dirsi conclusa. Le grandi scelte istituzionali erano ormai state fatte. Nel giugno del 1946 il referendum monarchia-repubblica aveva visto prevalere la Repubblica. Il 1 gennaio 1948 era entrata in vigore la nuova Costituzione. Alle elezioni politiche dell'aprile, la Democrazia Cristiana aveva ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi, distanziando nettamente gli altri 2 grandi partiti di massa, i comunisti e i socialisti, allora alleati. Fra la DC e i partiti della sinistra si accese un'incandescente lotta politica, puntuale riflesso italiano della guerra fredda fra Stati Uniti e Unione Sovietica. Fu in quel contesto che la Chiesa colse fino in fondo l'occasione di subentrare alla monarchia quale garante dell'unità nazionale e come guida ideale di larghi strati sociali. Alla DC restò il compito di tradurre sul piano governativo le aspirazioni di una società profondamente cattolica e di dare una definizione politica compiuta all'anticomunismo di Papa Pio XII. Ore difficili a San Marino, dove i comunisti affiancati dai socialisti che hanno ancora una volta perduto l'occasione per differenziarsi dai loro alleati hanno tentato di ripetere in proporzioni ridotte il colpo di Stato di Praga del febbraio 1948. Se il buonsenso prevarrà, le vie di San Marino si ripopoleranno e la piccola Repubblica potrà continuare il suo cammino in un clima di pace e di legalità. Divisa e frammentata sul piano politico, l'Italia lo era anche sul piano demografico e produttivo, con poche aree del nord attrezzate per un'attività agricola dinamica ed una base industriale limitata al triangolo Milano-Torino-Genova. I trasporti erano difficili, circolavano meno di 2 auto per ogni 100 abitanti, una famiglia su 3 non mangiava mai carne, il reddito medio pro capite degli italiani risultava inferiore alla metà di quello degli altri paesi europei. Non tutti gli italiani però erano poveri allo stesso modo. Alla formazione del reddito nazionale, infatti, le regioni settentrionali concorrevano per il 60%, quelle meridionali solo con il 14%. Ogni 1000 bambini nati vivi in Basilicata, 108 morivano. Un meridionale su 4 era analfabeta. Questi frammenti di realtà disuguali e contrapposti, questo intreccio fra isole di benessere e oceani di povertà, era l'Italia del primo dopoguerra, la prova che era fallito il tentativo di fare gli italiani perseguito in 20 anni di fascismo. Si apre un altro giorno per gli uomini che vivono qui da sempre, accanto al grande fiume. Un giorno come un altro, un giorno senza avventure, legato alle abitudini, a piccole gioie, a fatiche, a dolori. Si dice che un grande fiume di solito porta ricchezza. Per questi uomini l'acqua del Po non è molto generosa. L'acqua li strappa dal letto, li toglie alla tenerezza dei figli, alla buona parola delle spose e delle madri. Sono pescatori di sabbia. uomini e donne lavorano, gesti e movenze elementari che, fissati da un uso secolare in una identità immutabile, celano una maestà da rito sacro, una composta e antica venustà. E come la generazione del suolo, l'opera di costoro si svolge in una lenta progressione, si distende pacata nel tempo, pascendosi di serena pazienza. Archimede aveva chiesto un punto d'appoggio per sollevare il mondo. Costui invece si limita a sollevare una balla di fieno. Chi si contenta gode. È mezzogiorno, anche la Benna ha fame e si ferma, sorniona, come a indicare che le lancette del grande orologio della giornata segnano l'ora del pasto. Il lavoro ha una pausa. Della periferia, quelli che lavorano sodo sono abituati ad accontentarsi di un pasto più che frugale. L'importante per loro deve essere il riposo di un'ora al sole e più importante ancora deve essere pensare. In quel momento soltanto possono avvicinarsi alle cose più grandi di loro, possono sognare la loro fotografia in prima pagina sui giornali e leggervi sotto: l'operaio Pasquale Quagliarulo ha fatto 13 e ha vinto 70 milioni. Come col capo sotto l'ala bianca dormo le palombelle innamorate, così tu adagi la persona stanca. Sotto le coltri moglie ricamate, la testa bionda su guancia riposa, pietà dei sogni suoi color di rosa, e tra le larve pare al tuo sorriso una ne passa che ti sfiora il viso. Appesi ad un filo, per sottrarli all'ingordigia dei grossi topi che popolano le gallerie, i pacchetti della colazione vengono staccati ad uno ad uno. Uomini di diverse età, visti così nella penombra della galleria, appaiono tutti uguali. Nei loro volti, su cui si riflettono appena i bagliori delle lampade fioche, si legge la rassegnazione ad una vita dura, monotona, rischiarata da pochi raggi di sole. Si tendono i muscoli nelle braccia, nelle gambe, nelle spalle. E così, a ritmo a volte lento, a volte veloce, la pala porta su la ricchezza che il Po offre a questi 5 uomini. Per questa merce che noi calpestiamo agli angoli delle strade di periferia, accanto alle grandi impalcature di palazzi in costruzione, per questa merce che è terra, terra scavata con le braccia dal fondo del fiume, per questa merce che presa nel pugno sfugge tra le dita come l'acqua, questi uomini spendono le loro forze, la loro giovinezza. Borgo vecchio, borgo degli amanti che il poeta immortalò, e che io ripenso pallidi e tremanti come amore li avvinghiò. Borgo ascolta questa volta la nuova storia che narrarti vo. Borgo antico dai tetti grigi sotto il cielo opaco, io ti invoco, ma per le strade tue si perde l'eco che dice cuore, cuore, che spasimi con me, sopporta il mio dolore, cuore, tu Montesano, un paesetto degli Abruzzi, ai confini fra le province di Salerno e di Potenza, si vivono giorni quasi di favola. In questo caso il mago buono è impersonato da Filippo Gagliardi, un emigrante che è partito per il Venezuela 27 anni or sono, è ritornato con una fortuna enorme, i cui benefici ricadono soprattutto sul suo paese natio. Il Gagliardi ha donato l'acqua al suo paese, 105 case ai concittadini più poveri, costruito l'asilo d'infanzia, iniziata un'opera grandiosa per l'educazione civile e professionale degli orfani e dei figli degli emigranti. Ha costruito a proprie spese perfino la caserma dei carabinieri, dedicando ogni opera e un busto alla madre Marianina Gagliardi. Il giovanissimo emigrante aveva fatto anche un voto, quello di erigere un tempio a Sant'Antonio se fosse tornato ricco. Ed il tempio è stato eretto, magnifico, con l'impiego di quasi 1 miliardo di lire. Poi tutto il popolo di Montesano è invitato a un grandioso pranzo. 6.000 sono i convitati e per affrontare il banchetto sono state necessarie 6 cucine da campo, 2 quintali di pane, 50 ettolitri di vino e 2 tonnellate di polli. Il vino che scendeva a cannelli dalle botti nascoste ha rallegrato quella che è stata per Montesano la più bella festa di tutti i tempi. Come ce n'è a centinaia nel nostro colorito paese, ma è la presenza singolare di tutti quei serpenti, quel moto ondoso di migliaia di serpi sul collo e intorno al capo, sugli indumenti del santo e sul petto e intorno alle spalle dei serpari, che rende davvero unica la festa di San Domenico a Cocullo, un santo al quale accorrono da tutta la regione uomini e donne e che gli chiedono di guarire e preservarli non solo dal morso delle vipere e dei cani arrabbiati, ma persino dal mal di denti. Giunge così alle prime ore della sera. Lenta si chiude la giornata dei 5 pescatori di sabbia. Lenta, perché la fatica non è finita con il sole che tramonta dietro l'orlo dei campi e il carico di sabbia umida distesa nel fondo largo della chiatta diventa sempre più pesante. È un passo il loro che va verso la speranza? Forse sì. Per gli uomini dediti ad un lavoro duro, la speranza è un aiuto. Domani è un altro giorno. Per 5 anni i governi di centro presieduti dal leader di CECA, Alcide De Gasperi, assicurarono al paese una relativa stabilità. L'istituzione nel 1950 della Cassa per il Mezzogiorno permise la realizzazione nel sud di grandi opere pubbliche. La base parrocchiale e contadina garantì alla Democrazia Cristiana un costante serbatoio di consensi. L'Italia rimaneva essenzialmente legata ad un'economia agricola. Di colpo, all'inizio degli anni 50, questo quadro si animò vertiginosamente. Nel 1951 l'Italia aderì alla CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Una delle convenzioni più importanti stipulate tra i 6 paesi è quella del libero trasferimento fra le 6 nazioni di operai che abbiano una qualificazione confermata. Così centinaia di migliaia di lavoratori italiani vengono avviati oltre frontiera. Italia, Francia, Lussemburgo, Belgio, Olanda e Germania hanno compiuto il primo grande passo sulla via dell'unità economica e politica dell'Europa. In quello stesso anno, il ministro del commercio estero, Ugo Lamalfa, decise di abbassare i dazi doganali. Fu un gesto rivoluzionario. Grazie a questa riduzione, infatti, l'economia italiana fu pienamente inserita nel vorticoso flusso delle merci e dei capitali internazionali, ponendo le premesse per il boom economico. L'Italia si trovò coinvolta nel più spettacolare balzo economico della sua storia. Il mutamento non interessò soltanto l'economia del paese, ma rimbalzò ovviamente sulla sovrastruttura politica. Il dinamismo che lo sviluppo economico cominciava ad introdurre nella società civile finì per innervosire anche il sistema politico. I partiti furono posti davanti alla necessità di adeguarsi ai vistosi cambiamenti che si stavano registrando nel paese. La DC prese ad ondeggiare tra formule governative di centro e di destra, mentre era a sinistra che si verificavano i movimenti più significativi. Nel 1956, dopo l'insurrezione in Ungheria, il PSI ruppe il patto con i comunisti. Nello stesso PC, la denuncia dei crimini di Stalin e i tragici eventi ungheresi favorirono il ripristino di una dialettica interna prima soffocata dall'intolleranza staliniana. Ma era nel ventre profondo della società che si registravano i mutamenti più importanti. La fuga dai campi assunse un carattere impetuoso e irrefrenabile. La popolazione agricola perse in media 70.000 famiglie all'anno. Il 30% degli italiani cambiò la propria residenza anagrafica. Fu un vero e proprio esodo, dalle campagne alle città, dal sud al nord, dall'Italia all'estero. Nelle grandi città, soprattutto del triangolo industriale, l'arrivo degli emigranti e l'urbanizzazione delle masse contadine diede il via alla costruzione di nuovi sterminati quartieri, privi di servizi adeguati alle nuove necessità. Per la prima volta nella nostra storia, l'industria divenne il settore con il maggior numero di addetti. L'Italia, da paese agricolo, stava diventando una potenza industriale. Buongiorno, bentornato, ha finito? Tutto. Com'è andata? Benissimo. Ma non sei andato in Calabria? Ma che credi che sia la Calabria? In questi 10 anni ha fatto passi da gigante, mio caro. Tutta nuova. Il programma di bonifica e di trasformazione agraria è da considerarsi uno dei compiti essenziali per la rinascita dell'economia nazionale. Il piano della Cassa per il Mezzogiorno riguarda oltre 3.900.000 ettari sparsi in tutte le regioni meridionali. Disoccupato, ci racconta Vito Cantarella. Da 5 mesi lavoro qui agli sbarramenti del Tara, sono contento. I braccianti diventano operai. Quando ritorneranno alla terra la troveranno trasformata, più generosa di lavoro e di frutti. Nel comune di Spinoso, nell'alta valle dell'Agri, a 500 metri sul livello del mare, vengono iniziati i lavori per la diga del Pertusillo, che costerà per la sola parte edilizia intorno agli 8 miliardi. L'avvio all'imponente costruzione è stato dato dal ministro dell'Agricoltura Colombo, che ha sottolineato quale forte contributo costituisca la nuova realizzazione per il progresso sociale ed economico della gente di Lucania. Il primo chilometro di galleria è stato aperto nel Monte Bianco. A 10 mesi dall'inizio dei lavori sul versante italiano si è festeggiato a Courmayeur quest'importante tappa nella realizzazione realizzazione di un'opera che può definirsi ciclopica. Il ministro dei lavori pubblici Togni, accompagnato da numerose autorità e da un folto gruppo di giornalisti, compie un accurato sopralluogo ad alcuni tronchi dell'autostrada del Sole e precisamente ai tratti in corso di ultimazione San Donato-Guardamiglio e Piacenza-Sud Parma. Il potenziamento della rete stradale è un efficace mezzo di scambio non solo economico ma anche spirituale tra le varie province d'Italia. Nasce da Battipaglia quel tratto della ferrovia tirrenica che attraversa il sud d'Italia e termina a Reggio Calabria. Questa linea ferroviaria si è guadagnata duramente il suo pane per oltre un 70ennio. Il suo lavoro poi crebbe incessantemente. Da ultimo, quando la rinascita del Mezzogiorno assunse un ritmo incalzante, questa povera linea con un solo binario e punte di 72 treni al giorno non ce la faceva proprio più. Per consentire un traffico più snello e veloce, si diede mano nel 1953 al raddoppio delle tre tratte della linea più difficili per la circolazione dei treni, per un totale di 131 chilometri. È un complesso di lavori di grande importanza che comprende 34 nuove gallerie, 17.000 chilometri, 3.000 ettari, 107 milioni di metri cubi, ben 110 miliardi, 65 grandi ponti e viadotti, oltre 8.000 chilometri di strade. Migliaia di chilometri di binari percorsi, centinaia di scambi sorvegliati, di ponti, di cavalcavia. Viaggiate tranquilli, cittadini, negli scompartimenti fumosi abbandonatevi pure al sonno. Fuori, lungo i nastri d'acciaio del vostro cammino, c'è chi fa buona guardia per voi. In questo moderno far west nostrano sorgono le effimere cittadine dei nuovi pionieri. Forse l'aria e il sole, gli elementi fondamentali della vita napoletana, perché non interpretarli nel realizzare il vasto programma di edilizia sociale che si sviluppa sotto i nostri occhi? Aria e sole circondano e rasserenano infatti i nuovi quartieri. A Ponticelli i grandi spazi sono sfruttati razionalmente e la vita spontanea, gioiosa del popolo napoletano trova modo di manifestarsi con istintiva libertà. Tornano davvero in mente le parole che scriveva tanti anni fa un celebre storico del Rinascimento. L'architettura è l'espressione d'un tempo. Essa rivela il senso vitale di un'epoca, ma come arte essa cercherà di dare quello che l'uomo vorrebbe essere. E la testimonianza di una vita più serena è data, come sempre, dai bimbi. Non è un mambo piemontese, ma hey mambo, no, non è tarantella, hey mambo, non voglio mozzarella, no, 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 mambo italiano, prova ad assaggiare pulpe, triglie e baccalà. Oh, hey compa, gridava il giorno tutto spiato, cambiando sempre l'italiano, ma col suo mambo, lei continua sempre imperterrita a cantare soltanto hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano. Qui finita, non è più partita e da noi sempre restata col suo mambo italiano. L'epoca in cui gli uomini si rompevano la schiena per caricare a mano i forni è lontana. Oggi questo massacrante lavoro viene compiuto da macchine complesse. L'uomo si limita a dirigerne la forza. Ogni operaio ha il suo compito, una sua specializzazione. Io non so di preciso quello che stanno facendo questi operai, non sono un tecnico, ma so che stanno lavorando a quella grande attrezzatura che serve a mandare avanti la nostra vita di ogni giorno, a renderla più sicura, più comoda, più piacevole. Qui una giovane equipe di matematici, fisici, ingegneri e tecnici specializzati esplica un'attività intensa e silenziosa. Si preparano le basi e i quadri per il domani atomico dell'Italia. Nell'interno di questo autoclave, tra bagliori ed esplosioni, si leveranno tra breve luminescenti nuvole radioattive. Gli isotopi radioattivi applicati all'agricoltura porteranno un nuovo messaggio di pace e di lavoro ai nostri campi, che dal loro uso potranno acquistare una maggiore fertilità. Molti sono i problemi della nostra economia che aspettano una soluzione adeguata, ma ormai il futuro è già cominciato. L'era atomica è in cammino anche per l'Italia. Nel maggio 1957 il senatore Adone Zoli fu incaricato di formare un governo monocolore di DC che ottenne il consenso decisivo dei neofascisti del Movimento Sociale Italiano. A settembre entrò in vigore la legge che chiudeva le case di tolleranza. La proposta era stata presentata dalla socialista Angela Merlin nel 1948. C'erano voluti 10 lunghi anni di faticosi dibattiti parlamentari per approvarla. Il pendolo della politica DC oscillava come impazzito fra la destra e la sinistra, dimostrando come fosse difficile adeguare le formule e gli schieramenti governativi alla nuova realtà del paese. In questo contesto fu fortemente simbolica la morte di Papa Pio XII. A succedergli venne chiamato Angelo Giuseppe Roncalli, che prese il nome di Giovanni XXIII. Il contrasto fra le due figure di pontefici era evidente, grave, rigido e dogmatico il primo, affabile e aperto al dialogo, attento ai segnali di disgelo del mondo comunista il secondo. Era una svolta epocale. La Chiesa, ha detto il pontefice, non deve discostarsi dalla verità ricevuta dai padri e al tempo stesso deve guardare alle condizioni e forme di vita introdotte nel mondo odierno, le quali hanno aperto nuove strade all'apostolato cattolico. Nel frattempo, nei 10 anni, dal 1951 al 61, l'indice della produzione industriale era aumentato del 120%, il reddito nazionale del 78, quello pro capite quasi raddoppiato. Nel 1959 la lira aveva ottenuto l'Oscar internazionale della moneta più stabile. Una massa di prodotti nuovi a prezzi competitivi dilagava sul mercato. Le automobili passarono in pochi anni da 300.000 a 4,5 milioni. La metà delle famiglie italiane acquistò un televisore. I rapporti interpersonali, l'organizzazione familiare, i ruoli sessuali furono sradicati dai loro riferimenti tradizionali. Le idee, i valori, i simboli, i bisogni individuali diventarono quelli di una società compiutamente industrializzata. Una ventata di euforica voglia di vivere attraversò il paese. Si affacciava alla storia una nuova generazione che non doveva combattere con i problemi della fame e della miseria. Volare, cantare, Nel gesto di Modugno c'è tanta giovinezza e tanto entusiasmo. L'entusiasmo di chi ha dato la prima allegra scrollata a quel vecchio edificio pieno di zucchero e ragnatele nel quale rischiava di adagiarsi la canzone italiana. Degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu, degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. Viene consegnata a Torino la targa automobilistica TO 400.000. È questa una grande data per il capoluogo piemontese, che è il terzo, dopo Milano e Roma, a raggiungere questo traguardo. Il nuovo anno nasce con l'abolizione della sovratassa a Suez per la benzina, cosa che indubbiamente rallegra tutti gli automobilisti. Ma un meccanico toscano non sembra abbastanza contento e ha studiato il sistema per fare più chilometri aggiungendo della semplice acqua al carburante. La dimostrazione pratica dei risultati dell'economizzatore si ha constatando l'efficienza della giardinetta 500 del signor Rossi, con 10 litri, 227 chilometri. La macchina non è mia, Denizia, però devo pure io. Il motore non è truccato, però con queste camici ci faccio così. La marmita è modificata, fa più rumore. Le strisce ci ho messo per dare un'aria più cattiva a sta coccinera. E mi sembra che sia già riuscito, perché quando giro per città mi danno un chiave precedente. Sarà una piccola soddisfazione, da per me per te. E per chiudere vi presentiamo una curiosità che farà piacere a quanti amano per hobby di lavare la propria automobile da soli. Ecco un gruppo mobile e maneggevole per il lavaggio degli autoveicoli, che funziona ovunque sia a disposizione una presa di corrente trifase e una conduttura d'acqua. Come potete vedere il funzionamento è semplice e non richiede alcuna fatica, tanto che a lavare la macchina questa volta è una donna. Insomma, se volete divertirvi e avete del tempo a vostra disposizione, potete darvi allo sport del lavaggio, uno sport che, a quanto si assicura, offre un forte vantaggio anche per la vostra linea. Le candidate vi partecipano con grande entusiasmo e accurata preparazione. Eccole dinanzi al bando come farfalle intorno alla fiamma. Veramente questa è una cavalletta e questa è una libellula, ma tutte possono bruciarsi le ali. L'ombra del naso non fa velo ai sogni. Anche le meno belle hanno diritto all'illusione. Ah, ma qui invece facciamo sul serio. Il contratto con la metro, le nozze con Ali Khan, tutto è lì, a portata di mano. Tanto più che lei si chiama Eva. È una predestinata, gliel'ha detto anche l'oroscopo. Abbandonata al suo sogno, è rimasta sola e pensa già di aver sgominato le sue avversarie. Ma per lei la giuria si riassume in una sola persona, un po' rude ma sincera, con la testa a posto e le mani svolte. Dubitavate che sarebbe finito così? Siamo al bacio finale, ma non ancora alla fine. Deve ancora venire questo. E questo. E ancora questo. Eppure quest'altro. Perché questi sono i soli e veri premi che le donne cercano di conquistare nei concorsi veri o finti di cui vi abbiamo parlato. Fermi, prego. Grazie. Oggi è sabato. giorno di paga. Vogliamo seguirlo questo simpatico giovanotto? Si capisce, è andato a prendere la ragazza. E dove vanno? In Camporella? No, in un grande magazzino. Più il ritmo della vita quotidiana si fa intenso e più gli uomini sentono assire il desiderio di un buon letto. Ma un buon letto è tale soltanto se ha un buon materasso, e a quanto sembra questo tipo in gomma piuma risponde veramente allo scopo, se i suoi costruttori nel giro di brevissimo tempo sono giunti niente meno che al 1.000.000° esemplare, che viene donato con una simpatica cerimonia alla giovane attrice Marisa Solinas. In campo televisivo poi abbiamo perfino il cambio di canale comandato a distanza con cellula fotoelettrica. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Soldi, soldi, ovvero Papa Braschi, si danno donne, whisky, salute, figli maschi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Prendi, spandi, spendi, non domandare da dove provengono. E dindi, e tanti dindi, che nelle tasche ti fanno din din din. Oh, soldi, 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 tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! La guerra tra cinema e televisione si fa sempre più incandescente. Mentre il cinema risponde con le bordate delle sue atomiche, la TV continua a sganciare l'esplosivo dei suoi urlatori. È lontana da me, non c'è capire perché, non ti voglio così, e l'estate sono piene di donne. Quest'anno il Festival di Sanremo ha avuto una nuova eco in Parlamento, dove un deputato ha presentato una interrogazione criticando il criterio di formulazione dei programmi della TV e ha chiesto di conoscere a quale gusto artistico corrispondano tutti i movimenti contorsionistici a fondo epilettoide che alcuni cantanti sistematicamente effettuano davanti a milioni di telespettatori. Con l'intervento di un pubblico strabochevole di giovani fans della musica leggera si è svolta al Palazzetto dello Sport di Milano, per iniziativa di un mensile dedicato alla canzone, la manifestazione della consegna del disco d'oro ai cantanti più popolari dell'anno. Leopoldo, il simpatico cantante negro che sta avendo molto successo in Italia, e Raul Pisani, che è anche un idolo dei fumetti. Quando alla fine della manifestazione sono stati consegnati i dischi d'oro, all'urlo si è abbandonato anche il pubblico, che ha dimostrato di avere assimilato lo stile dei fans inglesi e d'oltralpe per dimostrare la loro ammirazione ai Beatles. È lo sport che oggi i giovani purtroppo preferiscono. I Beatles mettono il fuoco nelle vene più fredde e trasportano gli entusiasmi dei giovani verso quei paesi mediterranei, come il nostro, dove, almeno secondo le guide turistiche, l'inverno non esiste e il costume da bagno è un abito da indossare tutto l'anno, magari battendo i denti. A Saint-Tropez la gente si chiede poco. Non vale questo, portando un vestito in la mer. Non vuoi sembrare più bella, ma la moda è sempre quella seria. Non vale questo, non vuoi sembrare più bella, ma la moda è sempre quella seria. Non vale questo. Cantano, cantano, senti che grido, questa è la vita fantastica di Saint-Tropez. Un elettricista, romano di Roma, ha esclamato: "Au, la sventola se sventola!" Gran gala in un cinema romano per la presentazione in anteprima del nuovo film di Fellini, La dolce vita, una pellicola che ha dato il via a molte polemiche. Il sogno di Pierre de Coubertin di celebrare le Olimpiadi in Roma perché vestissero la toga sontuosa e intessuta d'arte e di pensiero della città dei Cesari e dei Papi si è avverato. Allo stadio olimpico ha luogo la cerimonia inaugurale, un rito fastoso e suggestivo consacrato dalla tradizione. Sale ora nel cielo dello stadio la bandiera dei 5 cerchi, mentre stormi di piccioni sfrecciano in ogni direzione per recare in tutto il mondo la notizia della felice apertura dei Giochi di Roma. Il periodo di Ferragosto, come si sa, costituisce una specie di periodo di carnevale estivo e tutti coloro che hanno la possibilità di abbandonare, anche se per pochi giorni soltanto, le infuocate città cercano di spassarsela come meglio possono. Naturalmente sulle piagge più ricercate, e qui siamo a Riccione, la vita prende un ritmo tutt'altro che riposante. Il traffico si fa intenso e caotico e tutti cercano di riposarsi stancandosi e non perdendo un attimo della giornata. Così i ritrovi sono pieni fino all'alba e c'è sempre qualcuno che si esibisce in balli indiavolati che assumono spesso aspetti piccanti. Naturalmente in questa gara di ritmo di vita e di eccentricità è difficile farsi notare, a meno che in tutta questa bolgia non vi sia qualche persona che decida di tornare ai gusti semplici e, per intenderci, al gusto del sole e dell'aria aperta. Così capita che un distinto signore che ha deciso di non tradire il doppio petto nemmeno in periodo di vacanze si trovi costretto ad accompagnare in riva al mare una bella ragazza che ha deciso di prendere il bagno all'alba. No, niente paura, per i censori naturalmente, perché sotto ha il bikini. Noi siamo i giovani più giovani, siamo l'esercito del surf. Noi siamo i giovani più giovani, siamo l'esercito del surf. Arriviamo sempre in ritardo. Se papà non ti fa la sprint, truccati almeno il 500. Ma te truccherei il cervello. Ah, l'hai spuntata te, ti sei fatta mettere la tappezzeria rossa. Sai che mi importa della tappezzeria? Dì piuttosto, si vede? Ma a casa che dicono? Ma nulla. Alla fine degli anni 50 cambiò di segno anche la politica internazionale. La denuncia dei crimini di Stalin da parte di Nikita Khrushchev avviò una nuova fase delle relazioni fra i blocchi, improntata al tentativo di una coesistenza pacifica. Fu in questo quadro che l'elezione di John Kennedy a presidente degli Stati Uniti nel 61 si rivelò estremamente propizia per l'avvio in Italia di una politica di centrosinistra. Kennedy si dimostrò altrettanto anticomunista dei suoi predecessori, ma fu decisamente favorevole all'apertura verso le sinistre moderate, in modo da isolare i comunisti e batterli politicamente. In Italia questo voleva dire via libera all'ingresso dei socialisti nel governo. Ma un eterogeneo schieramento, in cui confluivano la destra della DC, alcune gerarchie vaticane più tradizionaliste, settori della destra economica e fascisti, giudicava la svolta del centrosinistra come una catastrofica resa ai comunisti. Nel marzo 1960 il presidente Gronchi diede l'incarico di formare il governo al democristiano Fernando Tambroni. Il governo Tambroni ottenne la maggioranza grazie al decisivo apporto del Movimento Sociale Italiano. Fu in questo contesto che scaturirono i fatti del luglio 60. Durante una manifestazione contro il congresso dell'MSI scoppiarono a Genova gravi disordini. La protesta antifascista dilagò nelle altre città italiane. La polizia sparò in Sicilia e a Reggio Emilia. 9 i morti, innumerevoli i feriti. Gli echi politici di questi incidenti non tardarono a farsi sentire. Le responsabilità di Tambroni e del suo governo erano evidenti. La DC decise di abbandonarlo. Tambroni si dimise il 19 luglio. Una settimana dopo, l'incarico di formare il nuovo governo fu affidato ad Amintore Fanfani. La strada verso il centro-sinistra era aperta. Finalmente, nel dicembre 63, la Camera approvò il primo governo organico di centro-sinistra, presieduto da Aldo Moro. La morte di Papa Giovanni XXIII nel 1963 e quella del leader comunista Palmiro Togliatti l'anno successivo furono gli eventi che segnarono la chiusura della fase politica che aveva attraversato gli anni del miracolo economico. L'euforia che aveva investito il paese si sarebbe rivelata effimera in molte delle sue componenti. Tutto era avvenuto troppo in fretta e senza un progetto politico di riferimento. Abbandonati alla spontaneità del mercato e della produzione, gli effetti positivi del boom si sarebbero progressivamente affievoliti lasciandosi dietro i detriti di una grande speranza incompiuta. Le città che scoppiavano di abitanti alimentavano una smisurata fame di case, le periferie si trasformavano in immensi ghetti, il dissesto ecologico si rivelava in tutta la sua tragica portata, il Mezzogiorno rimaneva il grande nodo irrisolto nella società italiana. In questi ultimi 30 anni Roma ha raddoppiato i suoi abitanti, sono stati riempiti di case migliaia di ettari di terreno e non è stato creato un solo parco pubblico. A Napoli una speculazione edilizia rapace e spietata ha costruito dappertutto in modo caotico e raccapricciante, non solo, ma ha costruito superando i limiti di sicurezza che dovevano essere osservati data la natura geologica del suolo. La città più industriale e più operaia d'Italia assimila i nuovi venuti. La città aveva 20.000 abitanti nel 600 e 200.000 100 anni fa. Oggi ha superato il 1.000.000 e l'immigrazione ha popolato i nuovi quartieri che invadono disordinatamente la campagna in un giro di provvisorietà e di speculazione. Manca l'aria. E la poca che respiriamo è avvelenata. Per la strada siamo avvolti dai gas di centinaia di migliaia di automobili. Ogni giorno respiriamo veleno. Ma l'industria, supergoverno del mondo opulento, pone un preciso ricatto. O inquinamento o disoccupazione. Dobbiamo accettarlo e ringraziare perché è l'industria che produce ricchezza. Rimane da vedere per chi e se si può chiamare ricchezza l'essere costretti a vivere in atmosfere irrespirabili per poter rimediare un tetto, un po' di cibo e, logicamente, l'automobile. Ma viene finalmente la domenica e si parte, verso i colli o verso il mare. Eccolo, il mare. Sì, questo signore non sta uscendo di città, è già arrivato a destinazione. Sta percorrendo la litoranea tra Castelfusano e Anzio. Una trentina di chilometri di case, casette, baracche, ville, villini, palazzine, palazzi, centri residenziali, alberghi, pensioni, chioschi, camini, palizzate, reticolati, muri, cancelli, cantieri, depositi. Le promesse modernizzanti del centrosinistra non si realizzarono e l'Italia reagì al suo fallimento con la grande ondata di protesta del movimento studentesco e le lotte operaie dell'autunno caldo. Soltanto i mutamenti intervenuti sul piano del costume avrebbero assunto un carattere irreversibile. I giovani acquistarono un ruolo sempre più importante e autonomo. La femminilizzazione del mercato del lavoro investì le donne di nuove responsabilità, ma anche di nuovi diritti. Il consumismo si affermò definitivamente, stabilendo una drastica rottura con la parsimonia e la frugalità dell'Italia povera del dopoguerra. Monte Edison, 868,50, 868,50. All'ora dei pasti, Milutis, il delizioso semolino di grano duro arricchito con miele d'api. Quando si parla del grado di civiltà, del livello di emancipazione e progresso in cui si trova il nostro paese, uno degli aspetti negativi che subito viene a galla è questo, la mancanza di interesse per le cose culturali. Le statistiche dicono che gli italiani leggono pochissimo, che ci sono milioni di persone che non comprano nemmeno un libro all'anno. Fra le tante ragioni che si tirano fuori per spiegare questo fenomeno, una di quelle su cui si insiste di più è che i libri costano troppo cari. Ma è proprio vero che l'italiano medio non possa trovare i soldi per acquistare almeno un libro al mese? Di questi libri economici ne vengono venduti ogni mese, in media, 2 milioni di copie. Perché sono economici, naturalmente, perché sono da autori buoni, la gente viene di là acquistando il giornale, al medesimo tempo con una pava chiappa di piccioni, trova la comodità e la libertà di fare. Ci sono vari motivi perché comprano i libri, e quindi uno dei vari motivi penso perché va di moda. Fu proprio allora che sparirono le lucciole. Pierpaolo Pasolini se ne accorse gridando il suo rimpianto per il mondo che scompariva e denunciando la voracità e l'ingordigia degli italiani usciti dalla grande trasformazione. C'era qualcosa di impudico nel modo in cui gli italiani cercavano di esorcizzare il proprio passato contadino. Una voglia smodata di consumi che cancellava appartenenze regionali, convinzioni ideologiche, dialetti, tradizioni. Un processo che aveva come unico ossessivo riferimento l'ambizione individuale al successo e al guadagno. Eppure, la selvaggia voglia di vivere di quegli anni aveva avuto una sua grandezza. I vecchi valori avevano lasciato il posto al dinamismo di nuovi soggetti collettivi. Gli operai, gli studenti, i giovani, le donne.